Vorremmo prepararci con questa riflessione a vivere più intensamente la solennità dell'Assunzione di Maria Vergine al Cielo, detta anche Pasqua di Maria, o meglio Pasqua dell'estate. Il 1° novembre del 1950, magari qualcuno se lo ricorderà, con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, Papa Pio XII fece una solenne proclamazione. Diceva: pertanto, dopo aver innanzitutto ancora Dio supplici istanze innalzato e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, pronunziamo e dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Vorremmo quindi riflettere su questo importante dogma o mistero della vita di Maria, in quanto illumina la nostra fede e ci porta sempre più all'interno della adesione a Cristo. Aderire come cristiani all'assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo, è riconoscere il destino di ogni uomo preparato da Cristo con la sua redenzione. Oggi si fa un gran parlare di impegno nel sociale, di aiuto fattivo al bisognoso, con il rischio però di ridurre la Chiesa ad un'agenzia di servizi sociali erogati a seconda delle contingenze. Se ci fermassimo qui, sarebbe profondamente snaturato il fine stesso della Chiesa. Il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, nei tre stati di viatori o pellegrini, che siamo noi, in via di purificazione nel purgatorio e nello stato definitivo della Gerusalemme celeste, è lo strumento prescelto da Dio per condurci a ciò che è il senso ultimo del nostro vivere, del nostro essere stati procreati e mantenuti in vita dalla forza dello Spirito Santo. In altre parole, noi siamo nati per essere in Dio eternamente. Tutto di ciò che vediamo un giorno sarà tutto ricapitolato in Cristo, dice il libro dell'Apocalisse, e noi saremo nuove creature godendo Dio eternamente. Questo sguardo escatologico o degli ultimi tempi dovrebbe essere il motore che muove ogni nostra azione. I filosofi, in primis Karl Marx, l'ideatore del comunismo, dicevano che la religione è l'occhio dei popoli perché fa sperare sempre in un al di là e mantiene le masse nella paura della mancata retribuzione eterna. Ma la libertà che Dio ha consegnato ad ogni uomo che vive su questa terra è ben lungi dal considerare l'uomo un burattino a cui Dio incute paura, castigando questo quando non si comporti secondo determinate norme. Se non recuperiamo questo sguardo verso l'aldilà, non comprenderemo mai l'aldiquà e tutto diventa orizzontale.
La nostra fede è primariamente nella risurrezione dei morti e Maria è l'anticipo di ogni creatura. Storicamente la Sacra Scrittura contiene un cammino verso la fede piena nella risurrezione dei morti, che ha una tappa importante, se ricordate, nella visione del profeta Ezechiele sulle ossa aride che tornano a vivere grazie all'infusione dello Spirito vivificante. Ma solo Gesù nel Nuovo Testamento porta a compimento questa rivelazione e lega la fede nella resurrezione alla sua stessa persona. Non ci risusciteremo da soli, sarà Gesù Signore che risusciterà nell'ultimo giorno quanti avranno creduto in Lui. Venendo sulla terra, Gesù ci ha presi con sé nel suo cammino di ritorno al Padre. Questa verità è la fonte e la ragione della nostra speranza. Una speranza che, se coltivata e custodita, diventa luce per illuminare la nostra storia personale e anche la storia di tutto il mondo. Credere nella risurrezione della carne non cambia solo il momento della nostra morte, ma ci cambia tutta la vita. Se riuscissimo ad avere più presente questa realtà, saremmo meno affaticati dal quotidiano, meno prigionieri dell'effimero e magari più disposti a camminare con cuore misericordioso sulla via della salvezza. Ma ci chiediamo, ma allora che cosa significa risuscitare, o meglio vivere da risorti? Non si tratta innanzitutto di simboli. Veramente Dio restituirà la vita al nostro corpo, riunendolo all'anima. E la spiegazione fondamentale sta sempre nella verità storica della risurrezione di Gesù, perché Gesù è risorto e noi risusciteremo. Noi abbiamo la speranza nella risurrezione perché Lui ci ha aperto la porta a questa risurrezione. È stato straordinario Benedetto XVI quando venne proprio qui a Verona, e qui a Verona disse una delle cose straordinarie, e disse: la risurrezione di Gesù non è la coscientizzazione della fede degli apostoli, ma è un fatto storico. È questa la bandiera, è questo il grido che noi dobbiamo dire all'uomo d'oggi, all'uomo che crede poco, all'uomo che pensa che nell'aldilà ci sarà forse, magari. La risurrezione di Cristo è un fatto storico unico nella storia. I nostri corpi saranno trasfigurati in corpi gloriosi come quello di Maria, come quello di Gesù. Questa non è una bugia, non è un simbolo, questa è la realtà. Noi crediamo che Gesù è risorto, che Gesù è vivo in questo momento, perché risurrezione vuol dire che Lui continua a vivere, e questa vita in maniera particolare nell'Eucaristia. Dovremmo chiederci: ma noi crediamo che Gesù è vivo? Perché se non crediamo a questo, pensiamo che Gesù è su là nel cielo, ma non qui in mezzo a noi, a che cosa serve? E se Gesù è vivo, voi pensate che ci lascerà morire e non ci risusciterà? La trasfigurazione del nostro corpo viene preparata in questa vita dal rapporto con Gesù nei sacramenti, specialmente nell'Eucaristia. L'Eucaristia, dice Giovanni Paolo II nella lettera sull'adorazione eucaristica, è la testimonianza più eminente della risurrezione di Cristo. Potremmo dire che quando noi ci mettiamo ad adorare l'Eucaristia, noi siamo davanti a Cristo risorto, vivo, presente.
nel suo corpo glorioso. E diamo la testimonianza più bella e più grande della nostra fede nella risurrezione. L'adorazione eucaristica non è una devozione, non è un devozionismo, non è una cosa in più rispetto alla nostra fede. L'adorazione eucaristica è gridare con noi stessi e manifestare col nostro corpo che Cristo è vivo e presente. E noi, che in questa vita ci siamo nutriti del corpo e del sangue di Cristo, risusciteremo con Lui e per mezzo di Lui. L'Eucaristia è uno dei segni di una verità sorprendente. E da un certo punto di vista non solo risusciteremo, ma siamo già risuscitati. Noi già in questa vita abbiamo in noi una partecipazione alla risurrezione di Cristo. E se è vero che Gesù ci risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che per un certo aspetto con Lui già siamo appunto risuscitati. La vita eterna incomincia in questo momento, incomincia durante la nostra vita, che è orientata verso quel momento della risurrezione finale. E nella messa, nella celebrazione eucaristica, noi facciamo esperienza della risurrezione. Come cristiani, certamente siamo stati risuscitati, in particolare mediante il battesimo, siamo stati inseriti nella morte e risurrezione di Cristo e partecipiamo alla vita nuova che è la sua vita. Possiamo dunque dire di avere in noi stessi un seme di risurrezione, quale anticipo della risurrezione piena che riceveremo in eredità. Ne deriva una conseguenza morale. Il corpo di ciascuno di noi è risonanza di eternità, quindi va sempre rispettato. Queste considerazioni ci richiamano alla responsabilità, ma insieme ci danno speranza, perché siamo in cammino tutti verso la risurrezione. Vedere Gesù, incontrare Gesù, sperimentare Gesù, Lui vivo, risorto nell'Eucaristia, questa dovrebbe essere la più grande gioia. E il dogma della risurrezione dei morti, mentre parla della pienezza della immortalità alla quale è destinato l'uomo, ci ricorda la grande dignità del corpo. Ci parla della bontà del mondo, del corpo, del valore della storia vissuta ogni giorno. Per questo, contro gli gnostici del secondo secolo, si è parlato della risurrezione della carne. Questo noi affermiamo nel credo, vale a dire della vita dell'uomo nel suo aspetto più materiale, temporale, mutevole, apparentemente caduco. E San Tommaso d'Aquino dice che la dottrina sulla risurrezione è addirittura naturale in ciò che riguarda la causa finale, perché dice l'anima è fatta per stare unita al corpo, e quindi se l'anima si distacca dal corpo, per forza di cose poi naturalmente deve ritornare con il suo corpo. Il corpo risuscitato sarà reale, materiale, però non terreno, mortale. San Paolo si oppone addirittura all'idea di una risurrezione come trasformazione che avviene all'interno della storia umana e dice il corpo risuscitato come glorioso, spirituale. La Chiesa non promette a ciascuno di noi in nome della fede una vita di successo di questa terra. Sembra riecheggiare le parole di Maria a Santa Bernadette: non ti farò felice su questa terra. Non ci sarà un mondo utopico, perché la nostra vita terrena
ricordiamocelo, sarà sempre segnato dalla croce. Ma allo stesso tempo, avendo ricevuto il battesimo, l'Eucaristia, il processo di resurrezione comincia già, ora, in qualche modo. Secondo San Tommaso, nella risurrezione l'anima informerà il corpo così profondamente che in esso saranno riflesse le sue qualità morali, spirituali. E in questo senso la risurrezione finale che avrà luogo con la venuta di Gesù Cristo nella gloria renderà possibile quel giudizio definitivo dei vivi e dei morti. E riguardo alla dottrina della risurrezione, si possono aggiungere quattro brevissime riflessioni. La prima: la dottrina della risurrezione finale esclude totalmente le teorie della reincarnazione, secondo le quali l'anima umana, dopo la morte, migra verso un altro corpo, ripetute volte, se occorre, fino a rimanere definitivamente purificata. A questo riguardo il Concilio Vaticano II ha parlato dell'unico corso della nostra vita, perché è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola. Facciamo attenzione a questi inquinamenti delle filosofie orientali, purtroppo anche in gente che frequenta. Secondo, una manifestazione chiara della fede della Chiesa nella risurrezione dei corpi, ad esempio, è la venerazione delle reliquie dei santi. Noi veneriamo le reliquie perché le anime sono già in cielo e un giorno anche i santi riceveranno il loro corpo glorioso. Un terzo aspetto: anche se la cremazione delle salme non è illecita, a meno che non sia fatta per motivi contrari alla fede, la Chiesa consiglia vivamente di conservare la pietosa consuetudine di seppellire i morti. Infatti, i corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto, con carità. La sepoltura dei morti, ricordiamolo, è un'opera di misericordia corporale e rende onore ai figli di Dio, tempio dello Spirito Santo. E per ultimo, la risurrezione dei morti concorda con quello che la Scrittura chiama la venuta dei nuovi cieli e della nuova terra. Non solo l'uomo raggiungerà la gloria, ma l'intero universo in cui l'uomo vive e agisce, tutto sarà trasformato. La Chiesa, dice la Lumen Gentium, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale, per mezzo della grazia di Dio, acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria del cielo. Certamente ci sarà una certa continuità tra questo mondo e il mondo nuovo, ma anche una grande discontinuità. L'attesa della definitiva instaurazione del regno di Cristo non deve indebolire, bensì ravvivare, la virtù teologale della speranza, l'impegno per ciascuno di noi per l'instaurazione del regno di Dio. Infatti, tutti i giorni, speriamo più volte al giorno, diciamo continuamente: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Infatti, la definizione dogmatica di Pio XII, che abbiamo poc'anzi letto, circa l'assunzione di Maria Vergine al cielo, non volle toccare la morte di Maria. Una grande diatriba nel corso di quasi 2 millenni di storia parlava se Maria fosse morta o meno. Ma la Costituzione Apostolica, se abbiamo fatto attenzione, si esprime in questo modo: Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta in cielo,
in anima e corpo. Alcuni studiosi, in maniera particolare asceti, magari li avrete anche sentiti nominare perché avete letto sicuramente dei loro testi, Adolfo Tanqueray e Royo Maren, riferiscono con grande documentazione che Maria, nell'ultimo istante della sua vita, fu come posta in estasi. E l'estasi produce una sorta di alienazione dei sensi. E il corpo estatico diventa come insensibile a ciò che lo tocca. La temperatura corporea diminuisce, il respiro diventa impercettibile, e così il battito cardiaco, mentre l'aspetto diventa soave, ma vivo. È un evento misterioso, soave, che possiamo notare anche nei santi, ma che potremmo definire in Maria come la dormizione, cioè una sorta di dormire di Maria. In Maria la dormizione fu eccelsa, data la sua unione continua con Dio. Non dimentichiamolo quando recitiamo l'Ave Maria, piena di grazia, piena di Dio, sempre con lo sguardo rivolto verso di Lui. Non fu assenza di spirito, ma intensissima attività dell'azione dello Spirito Santo. Poi il corpo, rimasto vivo, venne reso glorioso mediante e contemporaneamente l'anima con il corpo e fu portato alla visione beatifica. L'assunzione di Maria non è così semplicemente il prima rispetto alla risurrezione finale, ma è una conclusione gloriosa della sua realtà di Vergine Immacolata, Madre di Gesù. E tutto questo in virtù di Cristo Salvatore, causa universale di salvezza. Sappiamo peraltro che la grazia perfeziona la natura e che la gloria perfeziona la grazia. Così Maria raggiunse la perfezione nella gloria celeste. E questa perfezione Maria la raggiunse con ogni pienezza, perché assunta in anima e corpo. E per tale perfezione Maria è attiva in cielo più di quello che era sulla terra. E questo credo che ci sia di un grandissimo conforto. Il suo cuore, il cuore immacolato di Maria, tutto di essa, corpo, la vita, è in cielo e ci ama senza riserve. Se in terra Maria conosceva genericamente tutti gli uomini, ora in cielo in Dio ci conosce distintamente nella visione dell'essenza divina. Ed è per questo che si preoccupa di ciascuno di noi, conoscendoci nei nostri bisogni più profondi. E con la certezza che quando noi ci affidiamo a Maria, lei ci ascolta. Pieni di carità, eppure umilissima in cielo, essendo veramente un paradiso nel paradiso, Maria è più vicina a noi come madre amorosissima, ci segue con la sua intercessione, sempre noi magari affaccendati nelle faccende di questo mondo. Il dogma dell'assunzione di Maria al cielo ci rafforza la fede nella risurrezione, pur già certa in Cristo, perché l'assunzione ne è una grande prova. Ci vincola pure a pensare al cielo non solo come stato glorioso di unione con Dio, ma anche come luogo, non chiaramente come lo pensiamo noi. Noi siamo presi da tante ipotesi, e dove sarà il cielo? Sarà su, sarà giù, sarà di qua, sarà di là.
Il corpo di Maria non subì corruzione. Fu assunta in cielo senza che il suo corpo ritornasse in polvere. Il suo corpo non subì corruzione perché era esentato dal peccato per volontà divina. Uno dei motivi essenziali per la nostra vita è anche questo, fratelli e sorelle. Il nostro corpo vedrà Dio. E come lo presenteremo noi, il nostro corpo, davanti a Dio? È vero, la corruzione dei nostri corpi deriva dal peccato. Diversi santi, che indubbiamente peccarono pochissimo durante la loro vita terrena, dopo la loro morte, anche a distanza di parecchi anni, all'esame della salma risultavano integri. Pensate, Santa Bernadette Soubirous, non so se l'avete vista, a Nevers, qualcosa di straordinario, di bellissimo. Naturalmente c'è una grande differenza tra la purezza di Gesù, vero uomo e vero Dio, e quella di Maria. Gesù non aveva peccato in quanto Dio, Maria era stata salvata da Dio fin dal suo concepimento. Infatti, nel Magnificat, Maria esulta nel Signore suo Salvatore. Maria non è una dea, ma una umile donna che fu scelta da Dio per dare la carne a suo figlio. Proprio in funzione di questo fu esentata dal peccato. Ma è innegabile verità di fede fondata sulla Bibbia che Maria è stata associata intimamente al Figlio e ha completamente vinto il demonio. L'ha vinto nella sua carne, nel suo spirito, nella sua volontà. Era quindi giusto che venisse associata a lui anche nella vittoria, nel trionfo sulla morte e sul peccato, mediante la sua elevazione al cielo in anima e corpo, come è avvenuto appunto con il suo figlio. Certo, la morte naturale è nel senso che l'anima si separa dal corpo, e di questo tutti noi abbiamo paura. A questo punto la morte segna questo termine del nostro pellegrinaggio terreno. Dopo la morte l'uomo non può più meritare o demeritare. Con la morte la scelta di vita fatta dall'uomo diventa definitiva. Non avrà più la possibilità di pentirsi. Subito dopo la morte andrà in paradiso, all'inferno o in purgatorio. Per questo c'è ciò che la Chiesa chiama il giudizio particolare. Il fatto che la morte segna il termine del suo periodo di prova serve all'uomo per indirizzare la propria vita, per utilizzare bene il tempo, i talenti, per comportarsi con rettitudine, per spendersi nel servizio degli altri. Non perdere tempo. Vita breve, morte certa, del morir l'ora incerta. La Scrittura insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato. Non è solo quindi un problema di degradazione biologica. Pertanto deve essere considerata come un castigo la morte. L'uomo che voleva vivere facendo a meno di Dio deve accettare il dolore della rottura con la società, con se stesso, frutto del suo allontanamento da Dio. La vita eterna è ciò che dà un senso alla vita umana, all'impegno, alla donazione generosa, all'abnegazione del servizio, allo sforzo
per portare a Cristo tutte le anime. Le portiamo a Cristo le anime perché vogliamo che risorgano, perché Dio li possa amare eternamente. La speranza cristiana nel cielo non è individualistica, ma si riferisce a tutti. E in base a questa promessa il cristiano può essere fermamente convinto che vale la pena vivere pienamente la vita cristiana. Ricordiamolo, il cielo è il fine ultimo dell'uomo, la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità definitiva, suprema. Sant'Agostino, nelle sue confessioni, ha questa frase continuamente citata, ma molto bella: tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. La vita eterna, questo è in definitiva l'oggetto della speranza cristiana. Tutto fatto per questo, per la vita eterna, per stare con Dio, per amarlo. E coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, vivono sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio perché lo vedono così, come Egli è, faccia a faccia. La teologia ha nominato questo stato la visione beatifica. E a motivo della sua trascendenza Dio non può essere visto, qual è, se non quando Egli stesso apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo e gliene dona la capacità. Il paradiso è la massima espressione della vita. D'altra parte, il paradiso non consiste in una pura, astratta, immobile contemplazione della Trinità di Dio. L'uomo potrà contemplare tutte le cose che in qualche modo si riferiscono alla vita, godendo anche di esse. In particolare potrà amare quelli che ha amato nel mondo con un amore puro, perpetuo. Non dobbiamo mai dimenticarlo, che dopo la morte chi ci accoglierà sarà l'amore, perché sarà Cristo. E noi entreremo in empatia con Lui se abbiamo amato, se porteremo anche noi amore. È nell'amore di Dio che ritroveremo tutti gli amori limpidi che abbiamo avuto sulla terra. E il godimento del paradiso raggiunge il culmine pieno con questa risurrezione dai morti. Che il paradiso duri eternamente non vuol dire che là l'uomo non è più libero, non può più fare ciò che vuole. Nel cielo l'uomo non pecca, non può peccare, perché vedendo Dio faccia a faccia, vedendolo fra l'altro come sorgente viva di tutta la vita, di tutta la bontà creata, non vuole peccare, ma liberamente, filialmente. Un'ultima nota dolente. Molte volte la Sacra Scrittura dice che gli uomini che non si pentono dai loro peccati perderanno il premio eterno e la comunione con Dio e finiranno invece nella dannazione eterna. Morire in peccato mortale senza esserne pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio significa rimanere separati per sempre da Lui, per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola inferno. Questo non vuol dire che Dio abbia predestinato alcuni alla condanna eterna. È l'uomo stesso che cercando il suo fine al di fuori di Dio e della sua volontà
costruisce per sé un mondo a parte nel quale non può entrare la luce e l'amore di Dio. L'inferno è un mistero, il mistero dell'amore respinto, e sta anche a indicare quale sia il potere distruttore della libertà umana quando si allontana da Dio. Ecco, questa è la sofferenza più grande, dovrebbe essere tale per ogni cristiano. Indubbiamente, se l'esistenza dell'inferno è un mistero, il mistero della giustizia di Dio nei confronti di quelli che si chiudono al suo perdono misericordioso diventa un mistero ancora più grande. Per noi, ancora viandanti in questo cammino che ci conduce inevitabilmente all'incontro con Cristo, possiamo elevare il nostro sguardo verso Maria, anticipo della nostra gloria futura. Lei ci invita ad invocarla come madre del lungo cammino che ci conduce a suo figlio e ci sollecita continuamente a vivere da veri figli. Guardate in cielo, pensate a quale premio il Signore vi concede, all'amore che Dio ha dato a ciascuno di voi nel morire del suo figlio sulla croce. L'assunzione di Maria ci induce una grande gioia nel cuore e ci sprona a ringraziare il Padre per averci donato una così grande madre. Ce l'ha dato Gesù Cristo.